Piacere, piacere, Che stai piacere. facendo? Ah? Che stai facendo? Ah, sto per vedere se questi due vanno d'accordo. E che devi fare? Avevo pensato di fare la carbonara con gli asparagi. E che c'entra? Niente, si sono conosciuti, sono presentati, tutto a posto. Mo, diciamo che insieme alla pancetta fanno un poco di confusione, però diciamo se la pancetta non si offende, mettiamo anche gli asparagi. Comunque, salve ragazzi, buongiorno. Ragazzi, buongiorno. Oggi andremo a fare l'asparagi, l'asparago, l'asparagi, c'è cioè la carbonara con gli asparagi. Guardate la procedura. Ciao. Amici, per fare questa ricetta semplicissima utilizzeremo 400 g di asparagi per due persone. Ovviamente bisogna usare il guanciale per la ricetta classica della carbonara, però siccome io non avevo il guanciale userò la pancetta tesa affumicata. Pecorino romano, saranno 50 grammi di pecorino romano. Ovviamente per la carbonara bisogna utilizzare un tuorlo duo a persona, però io per renderla più cremosa ne ho messi tre. Ok, andiamo a tagliare gli asparagi. Togliamo il gambo, lo gettiamo via. Li possiamo tagliare a rondelle oppure a tonchetti, a vostro piacimento. Ovviamente questo qui lo metteremo da parte, possiamo tagliarlo anche così, vedete? Possiamo anche tagliarli a metà, tonchetti a metà, però a me piace rondelle. Qui amici abbiamo tagliato gli asparagi, adesso li mettiamo in una ciotola e li andiamo a sciacquare sotto acqua corrente, bene bene. Qui ci abbiamo sciacquato gli asparagi. Mi raccomando, sciacquateli bene, vanno sciacquati con cura, 4-5 volte. Adesso andiamo a tagliare la pancetta. Io la pancetta la taglierò a listarelle, a fiammiferini. Vedete? Qui abbiamo tagliato la pancetta, adesso andiamo, ci spostiamo ai fornelli. Allora, amici, riguardo al sale, manteniamoci, io userò sale fino, manteniamoci un pochino con il sale, butto giusto un pugno e mezzo, poiché la pancetta e il pecorino romano rilasceranno sale. Adesso usiamo il pepe in granuli, andiamo a tostare il pepe come si fa con la carbonara, andiamo a tostare il pepe in padella. Accendiamo sotto la padella, vedete il pepe? Ce ne andiamo a mettere il guanciale facendo sciogliere il grasso del guanciale. A fuoco lentissimo, dobbiamo far sciogliere il grassettino del guanciale. Questo piatto utilizzerò 200 g di rigatoni de cicco. Ok, una volta sciolto il grasso della pancetta, andremo a inserire i nostri asparagi. Aggiungiamo qualche mezzo di acqua della bollente della pasta. Facciamo appassire gli asparagi, appena appassiscono spegniamo. Nel frattempo gli asparagi stanno cuocendo, ci andiamo a fare un'emulsione con i tre tuorli d'uovo e il pecorino romano. Ovviamente andiamo a aggiungere un mezzo d'acqua di cottura, ma non per ottenere la cremina, ma per pastorizzare le uova. Le uova vanno sempre pastorizzate, ragazzi, la salute è prima di tutto. Ok, aggiungiamo un altro po' di pecorino romano, ho aggiunto tutti i 50 grammi. Ok,
Man mano che si asciuga l'acqua negli asparagi, mettiamo qualche mestolo di acqua della pasta, non aggiungiamo sale poiché l'acqua della pasta è già salata, eh? Ok, appena gli asparagi li assaggiamo, che sono belli croccanti, non devono essere troppo morbidi, al palato devono risultare sempre un pochino duretti, spegniamo. Adesso aspettiamo che bolla l'acqua della pasta e ci andiamo a fare la pastorizzazione dell'uovo. L'acqua bolla, ne alteniamo verso la pasta. Ci prendiamo un mestolino di acqua bollente e andiamo a pastorizzare le uova. Abbiamo messo in acqua bollente qui e andiamo a pastorizzare le uova. Ecco qui, perfette ragazze, abbiamo anche pastorizzato le uova, adesso mettiamo da parte, abbiamo ottenuto una cremina perfetta, vedete? Abbiamo calato la pasta, adesso dobbiamo aspettare solo che sia pronta per accendere sotto agli asparagi. Ok, la pasta è cotta, ci siamo spostati su questo fuoco più vivace, adesso andiamo a calare la pasta. La continuiamo a risottare in padella 2-3 minuti prima che sia pronta. Aggiungiamo qualche mestolo di acqua di cottura della pasta. Lasciamo cuocere di nuovo. Giriamo bene. Con questi asparagi croccanti, ragazzi, abbiamo un sentore di croccantezza in più rispetto alla pancetta. Piatto semplice ma gustoso. Ok, la pasta bella al dente, adesso andiamo a spegnere. E andiamo a inserire la cremina di uovo a fuoco spento. Per quale motivo la sto inserendo da una parte? Perché dobbiamo pulire bene la ciotola. Puliamo per bene la ciotolina con l'uovo. Pulita. Adesso andiamo a girare. Andiamo a saltare ovviamente, se non sapete saltare, girate. Ok, andiamo a impiattare. Andiamo a mettere un po' di pancetta. Qualche asparago. Andiamoci a mettere un po' di questa cremina di uova e asparagi. Ed ecco qui ragazzi, guardate che cremosità. Fatemi sapere nei commenti, mandatemi le foto dei vostri piatti, fatemi sapere se fare questa ricetta. Ringrazio tutti di vero cuore, tutte le persone che mi stanno seguendo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!